63 milioni di euro destinati alla ZES Abruzzo, con l'obiettivo di monitorare la spesa, è stato siglato oggi all'Aquila, nella caserma Tito Giorgi, un importante protocollo d'intesa tra il Comando regionale della Guardia di Finanza e il Commissario straordinario di governo per la ZES Abruzzo, la zona economica speciale. In Abruzzo la ZES è stata istituita nel luglio del 2020. Il PNRR, come è noto, ha destinato ingenti risorse per gli investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, la digitalizzazione e il potenziamento della logistica, urbanizzazioni green ed efficientamento energetico ed ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alla ZES. Al fine di rendere efficace la loro attuazione, la Guardia di Finanza dovrà vigilare affinché le cose vengano fatte in modo trasparente e nella legalità. Tante sono le risorse del PNRR, in particolare quelle nei confronti della ZES, parliamo di 63 milioni di euro, e su queste risorse, su questi finanziamenti, ci può essere il rischio di infiltrazione di criminalità organizzata. E in questo senso, avere uno scambio di dati relativo ai destinatari consente alla Guardia di Finanza, che è la forza di polizia economico-finanziaria destinata proprio a vigilare sulla spesa pubblica, di attuare un monitoraggio per prevenire frodi o illeciti. Le ZES hanno un doppio vantaggio: aumentano il PIL con gli investimenti delle imprese nel territorio e con i lavori aumentano anche le attività collegate direttamente o indirettamente agli appaltatori, subappaltatori e quant'altro. Quindi vuol dire creare PIL positivo per la regione e PIL positivo per l'Italia. Ma le ZES hanno un vantaggio in più, parlo anche del resto delle ZES che sono tutte al sud, che riduciamo il gap tra nord e sud d'Italia. Per quanto riguarda la differenza che rimane anche nell'anno scorso, in cui il 2021 ha segnato un più 6 e passa per 6 più per cento, come sapete, questo più è stato largamente prodotto, lasciando lo stesso gap al nord del paese.